Buonasera e benvenuti a questo primo appuntamento casalingo del 2020 per la Junior Fasano, seconda giornata di ritorno. In campo la formazione biancazzurra che ospita la storia della pallamano italiana, il Trieste, che proprio in questo 2020 festeggia il 50° anno di attività. La squadra più titolata sul suolo italiano, che scende in campo con Diego Modrussan e Niccolò Zoppetti, due portieri, poi Jan Rajdokovic, Alex Pernic, Massimiliano Di Nardo, Nicola Popovic, Dusan Fidel, Luca Sandrin, Giacomo Rovatin, Enrico Valdemarin, Mario Mustapiz, nuovo arrivo, Raul Jonut Grosu e capitano Marco Visintin agli ordini di Andrea Carpanese. Risponde la Junior Fasano, che si va schierando in questo momento con i portieri Giovanni Pavani e Matteo Palmisano. Seguono Sante Colella, Filippo Angiolini, Raul Bargelli, Simone Angeloni, Cristian De Leonardis, Francesco Enrico, Marco Knesic, Davide Nodalangelo, Gianluca Grassi, Marco Pignatelli, Davide Pugliese, Leonardo De Santis, Paolo De Santis e capitano Flavio Messina, assente ancora per infortunio Gerko Bearevic. Allena Francesco Ancona, i due arbitri Marcello Carino e Stefano Pellegrino. Junior che è reduce dal buon pareggio di Merano 30 pari, Trieste che invece ha conquistato la vittoria interna nel precedente turno sul Gaeta per 30-22. E accanto a me a raccontare la partita c'è Vito Lamberti. Buonasera Vito. Buonasera a tutti, cari amici, è un piacere tornare ogni volta e soprattutto per partite così importanti. Tra l'altro oggi è una partita che probabilmente in termini di classifica non ci dice molto. Quest'anno, a differenza degli altri anni, sono due squadre insomma che non stanno realmente lottando, potremmo dire, per lo scudetto, bisogna essere realisti, ma è una partita che è sempre ricca di poesia, due squadre che comunque hanno fatto in due posti completamente diversi d'Italia la storia della pallamano. Cioè abbiamo il Trieste che è la storia della pallamano in Italia e anche la storia della pallamano settentrionale, la Junior Fasano invece che negli ultimi anni è diventata attualità, è diventata presente per la storia della pallamano in una regione che continua a regalare tante emozioni pallamanistiche. Felice di esserci oggi. Sì, tra l'altro a proposito di Puglia andiamo a leggere la classifica, la vigilia di questo incontro, che vede proprio in testa il Conversano con 24 punti, seguono Bressanone e Siena 22, poi Cassano Magnago 21, Sassari 19, Bolzano 18, Pressano e Merano 13, Junior Fasano 11, Appiano 8, Trieste 7, Fondi e Gaeta 6, Colonie 4, e Appiano e Bolzano che devono recuperare in settimana, il 29, il match della prima giornata di ritorno non disputato sabato scorso per un rinvio ampiamente preventivato. In questa giornata invece si affrontano Siena Eppan, Fondi Colonia, Bolzano Cassano Magnago, Conversano Sassari, Junior Trieste qui davanti a noi, Pressano Bressanone, Gaeta Merano. Tra l'altro Siena, che abbiamo citato in partenza, che ospiterà la Coppa, Junior che esordirà il 21 contro il Pressano alle 16:30 per poi affrontare la vincente di Siena Trieste. Siena che ha lasciato dopo una lunga permanenza in testa la testa proprio della graduatoria al Conversano. Con non poca sorpresa, tra l'altro, il Conversano che sì, era ritenuto da tutti una squadra che avesse tutte le carte in regola per poter rivestire i panni dell'outsider stagione 2019-2020, chiaramente si sta confermando alla grande, sta facendo degli ottimi risultati. Sono molto curioso comunque, come dicevi, anche di vedere il Siena adesso impegnato in casa in questo in termini anche di Coppa Italia. Ecco, potrebbe essere però anche lì il fattore casa potrebbe pesare. Intanto la partita è iniziata. Sì, andiamo a leggere velocemente i sette che hanno iniziato con il Trieste in attacco con Visintin, Popovic, poi c'è Di Nardo, Rajdokovic, Fidel e poi l'uovo arrivato Mustapic. Tra i pali c'è Modrusan, risponde la Junior con Pavani, Pugliese, Bargelli, Messina, Paolo De Santis, Filippo Angiolini e Marco Pignatelli. Questi sette in campo. E subito c'è la rete del vantaggio con Fidel, c'è anche il giallo a Flavio Messina che ha spinto al tiro l'atleta Alavardato. Pugliese, Messina e Knesevic che fa il suo ingresso in campo al posto di Paolo De Santis, e questo è il cambio attacco-difesa deciso da mister Francesco Ancona. Bargelli, Pugliese, Angiolini, Pignatelli, Angiolini,
pugliese, ha spazio davanti a sé, però commette il quarto passo. Sì, in questo caso davvero un'ingenuità incomprensibile, sono errori che non andrebbero mai visti, insomma, e mai commessi tra l'altro in Serie A. Intanto dall'altra parte subito un cambio di fronte e abbiamo visto una disposizione da parte dell'arbitro dei 7 metri, a mio avviso, sì, giusta in questo caso. Sì, difesa in aria, difesa la partita evidentemente di in aria. Però, su Di Nardo, sì. Tornando alle riflessioni di prima, è abbastanza problematico commettere il quarto passo. Comunque, staremo a vedere adesso se ci sarà la realizzazione. Infatti, c'è appunto dai 7 metri la rete di Radojković. Poco ha potuto Pani, insomma, si era. Chiaramente dai 7 metri è sempre un confronto, potremmo dire impari, però. Sì. Mio caro amico portiere ogni volta sostiene che invece un buon riflesso può rendere quasi il confronto alla pari, è un 50%. Insomma. Lui che ci starà ascoltando lo capirà. Krešević, pugliese, si alza, tira le mani di Modrušan sulla traversa. Un inizio non proprio perfetto quello di Pugliese, comunque sta regalando un grandissimo campionato ai tifosi biancazzurri. Anche intanto nelle file del Trieste c'è un cambio attacco difesa con Perdic, sì, in difesa, che dà il cambio a Mustapiz, sì, e ora viene avanti il Trieste con Visintin. Poi sotto le gambe, seconda rete per Fidel. Sì, c'è questo ingresso di Fidel, ma non so se hai notato, Antonio, al di là del... Intanto qui subito dall'altra parte. È subito Pugliese. E questa volta liftato molto bene, è stato davvero molto bravo in questo caso Davide Pugliese. Diciamo, nel caso di prima l'errore, più che nell'intervento del portiere, era evidente nella disposizione delle valle difensive. Sì, c'era, sì, praticamente un corridoio. Un'autostrada, cioè, davanti a sé. Lo sloveno Fidel, 1-2... stranieri del Trieste, che ha completato con Mustapic le due caselle. Comunque il cambio attacco difesa era proprio quello tra Fidel e Perdic, non con Mustapic. E ora ancora Fidel, gran bella palla in questo caso, bravo Bargelli a impedire a Visintin di agganciare con tranquillità. Anzi, era Pugliese. Sì, era Pugliese. Però sì, hai visto che bella palla comunque Fidel, sì, per ora c'è già da asciugare un po' di colla, forse è finita per terra nella circostanza. Tra l'altro palla non semplice, perché comunque aveva due avversari davanti più, sì, Pugliese, che è arrivato a prendersi il pivot. Ha seguito bene, sì, sì, il taglio dell'ala sinistra capitano Visintini, uno degli uomini tornati a disposizione dopo qualche giornata di assenza per, sì, problemi fisici. Fidel. E poi ancora Radojković sotto le gambe di Pavani. Qui non sai mai quanto dare la colpa alla sfortuna oppure a una mancata posizione da parte del portiere. In questi casi, intanto, ammonizione. Sì, sì, a Di Nardo, sì, per aver prolungato, sì, la trattenuta. Krešević, Pugliese. Certamente non un inizio positivo per la Junior Fasano. No, Pignatelli, Krešević, Pugliese. Krešević non trova il passaggio, poi torna indietro a Pugliese che prova a servire. Guardate, una brutta caduta, tra l'altro si continua a giocare e c'è 7 metri. 7 metri. Anche qui difesa in aria da parte di Perdic. Intanto dai 7 metri sarà proprio Marko Krešević. Ricordiamo la sua lunga assenza. È un giocatore che la Junior Fasano deve necessariamente ritrovare. E intanto Krešević apposta Modrušan, ne parlavamo un attimo fa, e invece Diego Modrušan, che non è l'ultimo arrivato, riesce comunque a prendere il pallone con parte della gamba e a mandarla fuori. Quindi adesso al quinto minuto 37 secondi, il risultato è fermo sul 4-1 per la squadra ospite, che avrà anche il beneficio dell'attacco con quest'ultimo pallone. Intanto fa ancora girare palla il Trieste, sempre nel tentativo. Qui abbiamo visto ancora Messina a spingere sulla difesa, in difesa sull'attacco avversario. Ancora Radojković che fa girare sempre il pallone, prova a schiantarsi sulla difesa, sempre Radojković. Dall'altra parte c'è Fidel che chiama il pallone, ma subisce un fallo con una buona difesa della Junior Fasano, che mostra forse per la prima volta
la necessaria impermeabilità agli attacchi del Trieste. Stato l'arbitro nuovamente ha fermato il gioco. Non è ancora palla il Trieste, bene il tiro questa volta, il Ventola che finisce largamente fuori, braccio troppo alto, chiaramente non ha piegato il resto del busto, quella palla non potrà mai andare all'interno della porta o comunque della raggio d'azione possibile del portiere. Sì, è vero che c'era il braccio alzato del passivo, però forse un eccesso di fretta. Sì, sì, io credo che a quel punto vai a fare un altro tentativo, cerchi l'ala o... proprio non lo so. Sì, Knežević, Pugliese. Era buono il servizio per Bargelli, però... Sì, in questo caso il fallo ha annullato, secondo me, un po' la dormita di Bargelli, sì, che si era perso il pallone, fortunatamente per la Junior Fasano, però buona la palla invece di Pugliese che continua a giocare una buona partita fino a questo momento. Sì. Tanto ancora Pugliese, sempre per Knežević, fa girare ancora per Pugliese, bello l'ingresso e ancora una volta... Gran gol Pugliese. L'avevamo appunto chiamato, una buona partita per quanto riguarda Davide Pugliese fino a questo momento, qui è stato lo spintone, e qui attenzione perché a Bargelli due minuti sono giustissimi. Sono giustissimi, molto pericoloso, assolutamente scorretti, peraltro inutili. C'era Flavio Messina, sì, lì apposta davanti. Sì. Poi tra l'altro è evidente perché il giocatore era andato via, si è visto proprio tutto il movimento delle braccia, quindi abbastanza comprensibile la... il giudizio dell'arbitro, la segnalazione appunto. Intanto tempo ancora fermo, si procede con la pulizia del parquet. Si riprenderà dai 9 con Di Nardo per Adojković, in posizione centrale che fa girare adesso per Dusan Fidel. Trieste che si tiene qualche secondo, poi il tiro è addirittura bloccata questa volta. Nikola Popovic. Intanto dall'altra parte e gol di Messina. Tra l'altro un po' di fortuna, sì, questa volta. Molta fortuna su Modruzan, è entrato con la mano chiaramente con fuori mano, non la sua, e ovviamente lì non l'ha potuto Modruzan, parecchio sfortunato, però sì. Diciamo bene per la Junior è... che ha recuperato. Un po' si è spaventato forse, sì, dell'irruenza di... Sì. Però un portiere dovrebbe fare dall'altra parte. Sì, no, peraltro il pallone credo abbia sfiorato l'avambraccio, quindi non è andato molto lontano dalla faccia, io suppongo che c'è stato, sì, un riflesso quasi normale, sì, involontario da parte di Diego Modruzan. Comunque c'è da dire che nella circostanza precedente c'è stata anche una spinta evidente di Pugliese, sì, alle spalle, con lo stesso metro di giudizio, due minuti di esclusione temporanea si potevano combinare anche all'atleta del Trieste. Nulla di fatto, comunque Knežević, Angiolini, Pugliese, 5-3 il punteggio quando siamo quasi al nono minuto. Pignatelli, Knežević, fallo. Sono su passati Knežević. 10 minuti, non ha toccato moltissimi palloni, però non so se la questione Knežević sia un po' più per... Intanto il giovanissimo Grassi in campo al posto di Bargelli come, sì, come pivot. Sì, sì. Andrà a lottare, ne riparliamo fra un attimo, seguiamo l'azione. Andrà a lottare praticamente in mezzo alla mischia. E intanto recupera palla dall'altra parte, il tiro finisce fuori. Ci ha provato, ma la palla finisce neanche di tanto fuori, però il pubblico chiaramente non perdona. E diciamo appunto, Knežević non so se sia ancora un po' fuori forma fisica o abbia un po' di insicurezza relativa all'infortunio abbastanza grave che ha subito un po' di tempo fa, però staremo a vedere nel prosieguo della partita. Tanto Giolini, bella questa finta, cerca la palla per Messina, buona anche la difesa, molto bravo qui ad avere gli occhi aperti Massimiliano Di Nardo. E intanto dall'altra parte Popovic, seppur non c'è velocissimo, la passi, sì, situazione analoga a quella di Pugliese di poco fa. Sì, 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 sì. Molto attenti a questa situazione degli arbitri, perché solitamente se lo perdono il quarto passo. È vero, non è vero. In Italia, ma a livello anche, sì, in generale. Direi non solo in Italia, perché in Italia, sì, invece ci hanno abituati un po' a perderselo il quarto passo. Insomma, un po' a beneficio dello spettacolo come l'NBA, però sì. Senza tutto il circus che circonda l'NBA. E intanto ancora Knežević,
Bargelli. A riprova di questo, ci scusiamo dei soliti problemi tecnici. Sì, infatti. Che, no. Di cui ci vergogniamo ogni sabato. Knežević, pugliese, Knežević. Prova. Peccato, bella la giocata dal punto di vista tecnico. Si alzano un po' troppo la palla lì, non puoi mai decidere realmente come deve alzarsi rispetto all'altezza del polso. Intanto di nuovo tutti a disposizione nelle fila della Junior dopo l'esclusione di Bargelli, che sarà sì. In campo ora. Peraltro un'esclusione comunque che non ha penalizzato tantissimo la Junior. Sì, 1-1 il parziale, cioè. Anzi no, 1-0 per la Junior, perché abbiamo lasciato sul più 2 Trieste con l'uomo in più. Fidel. Chiude bene in questo sì. Caso Angiolini, ma molto bravo Paolo De Santis, perché per come era girato Angiolini, cioè di spalle, di petto al proprio portiere, se De Santis l'avesse perso sarebbero stati quasi sicuro 2 minuti. E intanto dall'altra parte ancora il tiro, però finisce fuori, non riesce neanche a recuperarla dall'altra parte. Diciamo che non si presenta benissimo questo nuovo arrivato al Trieste con questa conclusione mancina, però abbastanza fuori. Knežević 1-1, lascia la palla. È qui giusto fischiare il fallo. Sì. No, peraltro Knežević che invoca il cartellino, che a mio avviso non c'era. Ma tra l'altro è già ammonito, tra l'altro. Sì, non Pernic. Difesa abbastanza corretta. Intanto ancora Bargelli con Pugliese e Angiolini adesso. Scambia ancora per Messina, che era passato in posizione di alla destra. Ancora Knežević. Rischia il passivo anche la Junior. Sì, che probabilmente si alzerà a breve. Richiama fuori dai 9 metri i giocatori della Junior. Intanto ancora Knežević fa girare il pallone adesso per Angiolini. Dall'altra parte il tiro e la rete. E la rete, dalla nostra postazione era sembrato quasi fuori, però lì per lì non abbiamo visto poi Modrušan agitarsi per recuperare il pallone. Dunque abbiamo capito che il gol che vale il 4-5 per in questo momento con il vantaggio del Trieste, ma con la Junior Fasano che ha rimontato uno svantaggio di 3 reti. All'inizio era sul 4-1 per la squadra che oggi veste in maglia bianca con pantaloncino rosso. E intanto il tiro, questa volta è qui, probabilmente c'erano le strenghe del fallo in caduta, ma la parata di Pavani. Intanto ancora Angiolini, bella la palla di Angiolini per Pignatelli che la mette all'incrocio. C'è anche il giallo intanto. E intanto ancora riesce quindi al 13 minuto, a impattare la Junior, che ha inseguito in questo primo quarto di gara. Poi dall'altra parte c'è un 7 metri per fallo di Bargelli e De Santis in coabitazione su Di Nardo. Forti anche le proteste della panchina precedente per il fallo su Mustafić, non segnalata al momento del tiro parato da Pavani, che ora deve difendersi dal 7 metri, secondo del match. Aveva parato il penalty Pavani, poi sulla respinta c'è il gol di Rajdoković. Comunque applausi la palestra Zizzi per Pavani. Bargelli, Pugliese, Angiolini, avevo Messina, Pugliese, perde palla la Junior, si invola Mustafić che realizza, esce forse 2 minuti anche per Flavio Messina. Che ha molto da protestare per la circostanza.
riparte il gioco. Attenzione, Enrico non si intende con Pugliese e rischia il passivo subito la Junior Fasano. Pugliese, Knežević, Angiolini, Pugliese, Knežević, Bargelli, porta libera, ricordiamo, per la Junior Fasano. Pugliese, Angiolini, poi Modrus, cioè porta libera, però prova a servire Rajdokovic, blocca Pugliese che intercetta la sfida. Knežević, Angiolini, Pugliese, ancora Knežević, altissimo tenuto Knežević, Bargelli, si incrocia, Angiolini, Pugliese sterza, poi prova a servire Bargelli, ma c'è la spinta su Pugliese, guadagna secondi preziosi in inferiorità numerica la Junior, che però insegue per 7-5 sul punteggio. Knežević, Pugliese, Knežević perde malamente palla e poi involarsi da Dragovic in contropiede contro Pavani, che sul pallonetto tocca il pallone, ma poi la sfera si insacca ugualmente. 8-5 Trieste, torna sul più 3 la formazione alla bardata. E ora deve tornare a inseguire la Junior, che aveva impattato sul 5 pari. Ora nuovamente 8-5 Pugliese, Knežević, Enrico, Knežević, lascia palla a Pugliese che incrocia bene, trova la rete con la complicità di Modusan, che dopo il tocco alla traversa si vede rimbalzare sulla schiena il pallone. Sì, chiaramente anche in questo caso abbiamo visto la fortuna che ha supportato il tiro. E dall'altra parte adesso ancora il Trieste con una Junior però che sta rispondendo colpo su colpo. Ancora rete del Trieste, 9-6 il punteggio. Stiamo provando a risolvere problemi tecnici. E intanto ancora Junior Fasano adesso con Knežević che si alza, tenta il tiro, poi Gino Tarangelo, peccato, era stata davvero una buona occasione, era riuscito a deludere il movimento difensivo avversario. Intanto dall'altra parte invece Nikola Popović che la mette dentro ed è 10-6 chiamato in questo caso il time out, e da una parte il Trieste che esulta e dall'altra invece Francesco Ancona che urla con i suoi. Intanto proprio il coordinamento tecnico di Vito Musa, che ringraziamo, indugia sulle parole di Francesco Ancona, che sicuramente avrà più di qualcosa da dire ai suoi. Antonio, è stato un blackout totale, insomma, negli ultimi secondi, anzi potremmo nell'ultimo minuto, cioè è stato assolutamente un blackout da parte della squadra oggi in maglia azzurra. Sicuramente c'è qualcosina da rivedere, soprattutto in fase difensiva. Fase offensiva le occasioni ci sono state, probabilmente non sono state capitalizzate come si dovrebbe, però abbiamo visto che per lo più il problema è la fase difensiva, soprattutto in attacco coordinato. E intanto si avvicina anche Zeligo Bearevic nel tentativo di supportare non solo moralmente ma anche tecnicamente dall'alto della sua esperienza il giovane portiere Pavani. Vanno i due a parlottare su qualcosa, evidentemente Bearevic avrà visto qualcosa da fuori, che con la foga agonistica e l'ardore della gioventù di Pavani non è riuscito a intendere fino a questo momento. Partita comunque al 18° minuto sul 6-10, quindi vantaggio di 4 reti per il Trieste sul Fasano, ma adesso la palla è in mano appunto alla squadra 3 volte campione d'Italia, ossia il Fasano, che proverà quantomeno a ridurre questo svantaggio a 3 reti. Si riprende proprio adesso con Tarangelo in posizione di terzino sinistro, Knežević centrale e Pugliese in posizione di terzino destro.
Messina e Pignatelli le due ali, e Bargelli in posizione di pivot. Intanto ancora Knezevic si muove, Bargelli che va fuori, cerca nuovamente Pugliese, il consueto schema, fa girare ancora la palla per Notarangelo, bel tiro di Notarangelo che la tira bassa. Modrusan non ha neanche il tempo di mettere il piede ed è 7-10 e adesso Trieste dall'altra parte a rispondere per una partita, Antonio, nei primi 19 minuti che però ci è sembrata abbastanza interessante. Sì, una partita interessante che ha visto, come dicevi tu all'inizio, un Trieste decisamente più in palla. Ora speriamo che per la Junior, che il time out chiamato per Scancona possa aiutare a risolvere perlomeno a livello di psicologico, no? I problemi, sì, che la Junior sta accusando. Ora e Pavani qui, para. Bella parata di Pavani che è rimasto in piede, è riuscito ad allungare il braccio, subito rapidissimo Notarangelo dall'altra parte che prova lo scavalcamento, poi cerca il tiro ma viene fermato con tanto di esclusione per due minuti da Giacomo Rovatin. Sarà adesso Marco Pignatelli a incaricarsi dai 7 metri. Intanto qui ecco i due arbitri dunque che si riportano in posizione per verificare che gli sviluppi di questo tiro dei 7 metri siano regolari. E intanto proprio Pignatelli adesso contro Modrusan. Fischia l'arbitro, Pignatelli contro Modrusan, il tiro e la rete che porta dunque sul meno 2 la Junior Fasano, 8-10. E dunque annullato quel minuto, quei 30-40 secondi di blackout che avevano portato la Junior sul meno 4 a 10 minuti dal termine. Vediamo intanto in panchina riscaldarsi anche Leonardo De Santis. Staremo a vedere adesso. Ancora gioco fermo tra l'altro. Prova 5-1 ora la difesa, ancora con la difesa, Fabio Messina avanzato, ora si schiaccia nuovamente nella 6-0, esce Paolo De Santis, aggressivo su Rajdokovic, Di Nardo. Rajdokovic, Popovic, para Pavani. Ancora la Junior che può attaccare per ridurre nuovamente la distanza. Notarangelo la spazio davanti a sé. Bella questa palla di Notarangelo per Pignatelli. Guadagna spazio. Bravo in questo caso Notarangelo. Bravo anche Pignatelli però a evitare, come se Modrusan si aspettasse la stessa palla di prima all'incrocio. Invece ha visto alzare la gamba sinistra e l'ha piazzata schiacciando. No, è stato molto bravo Pignatelli perché ha sfruttato la sua bella elevazione, il suo tempo di sospensione comunque, sì, importante. Diciamo con intelligenza ha piazzato la palla dove ha trovato il varco da ala di livello. Sì. E ora chiama, dopo questo break di 3-0, chiama il time out anche Andrea Carpanese. Ha funzionato, si può dire, il time out di chiamata da Francesco Ancona. Sicuramente se c'era qualcosa da dire è stata detta e come dicevi ha funzionato, è stata detta anche bene. Adesso staremo a vedere dall'altra parte Andrea Carpanese. Non è facile passare da un vantaggio di più 4 con un break di 3 reti a 0 e rivedersi una squadra come il Fasano col freno sul collo. Peraltro mancano 9 minuti alla fine del primo tempo e sicuramente mantenere quel distacco di 4 reti sarebbe stato fondamentale per loro. Ora la Junior può sicuramente anche a livello morale giocarsi bene questi ultimi minuti per provare poi a vincere una partita assolutamente alla portata fino a questo momento da parte di entrambe le squadre. Sì, assolutamente, detto bene tu. E tra l'altro c'è anche da dire che c'è un'arma in più a Fasano, che è il pubblico, che al momento è caldo ma
a livello diciamo tranquillo, però sì. Sì, qualora sì. dovesse accendersi è sicuramente l'uomo in più. Beh sì, sappiamo che fa parte della Junior Fasano il fattore pubblico, chiaramente in caso ipotetico di ultimi 5 minuti fondamentali entra ufficialmente in campo. Sì, a volte anche di fatto, vabbè, esatto. Diciamo fuori cronaca questo. Sì. Tra l'altro è stata anche una chiave importante l'ingresso di Notarangelo al posto di Angiolini. Sì, tra l'altro Notarangelo all'inizio, primi due tiri non mi è sembrato fondamentalmente in forma, poi però si è rifatto e ha cominciato a giocare come già abbiamo visto, gran bel tiro quel sottomano. E intanto proprio Notarangelo con De Santis, scambia ancora per Notarangelo, ne parlavamo un attimo fa, che segna quindi il numero 10, il gol del 10-10. Vabbè, sì, in questo caso vitale Flavio Messina, che ha strappato letteralmente un pallone dall'attacco del Trieste, che era sotto passivo, segnalazione di passivo. E comunque ovviamente in fase difensiva io immagino che la foga agonistica e la rabbia genuina che mette ogni volta Flavio Messina mancherà al Fasano fra quanto? 15 anni quando si ritirerà Flavio Messina? 20, speriamo il più tardi possibile, se ovviamente la tenacia e la forza atletica resterà questa. Le motivazioni fanno tantissimo nello sport, soprattutto quando il livello tecnico non è di quelli proprio. E certo, tornarlo a vedere a questi livelli dopo l'infortunio, quel famoso infortunio, no, in finale di Coppa. E tanto il tiro grandissimo, il muro di Notarangelo in questo caso. Sì, è stato vitale proprio il suo ingresso in questo frangente del match. Ha tanto da vedere Pippo Angiolini a livello di grinta da questo punto di vista. Peraltro, per quanto a mio avviso Pavani ci fosse sul tiro di Fidel, ottimo intanto questo. C'è lo sfondo, commesso. È stato subito. De Santis prova ad alzare il ritmo, cerca ancora Notarangelo, c'era in posizione di pivot Bargelli. Ha preferito rallentare un attimo per mettere a qui attenzione, perché Fidel ha messo la mano in testa a Pugliese e forse sì, diciamo il passaggio non era dei migliori, era molto lento. Sì, però c'era traiettoria. La mano un po' troppo alta di Fidel, un po' antisportiva. Intanto ancora Pugliese, sempre per Leo De Santis, c'è solo scambio fra Leo e Paolo. Ma che palla ha dato De Santis! Sì, anche Leo De Santis al posto di Knežević, che non è iniziato benissimo. È stata un'altra mossa giusta, quella di quelle commesse. Altra trovata alla Stephen Curry di Leo De Santis, speriamo di vederle spesso. Intanto adesso nuovamente Trieste e vantaggio, primo vantaggio di Junior Fasano all'11-10. E intanto ancora dall'altra parte c'è un tentativo di scavalcamento, fallo, e si richiama intanto la Polizia. Sì, anch'io continuavo a guardare l'indicazione dell'arbitro, convinto che ci fossero gli estremi per i 7 metri. La coppia arbitrale non ha giudicato però tale. Sì, c'è da dire che è raro vedere un fallo di 9 metri in quella posizione. Certo. Là, o 7 però, metri, cioè, da regolamento proprio, come dire, accademico, probabilmente c'era. No, sicuramente. Se hanno visto così erano ben posizionati la circostanza. Effettivamente non sembrava entrare con prepotenza al tiro Mustapić. secondi 23 minuti. Junior che è passata per la prima volta in vantaggio con questo parziale di 5-0. E poi ancora un grandissimo muro di Notarangelo che esalta il pubblico della palestra Zizzi. C'è il passivo alzato in questo momento dai due arbitri. Ancora Paolo De Santis. Bravo in questo caso De Santis, perché generalmente quando sta arrivando un giocatore avversario ad attaccare con quella velocità, lo scavalcamento qui, tanto bella palla e grandissimo gol. Ma che bella palla, tra l'altro praticamente di spalle, messa con il busto completamente girato. Sì, e poi ovviamente sotto passivo era l'ultimo passaggio, l'unica giocata utile era questa, ed è uscita con Pugliese che ha sfiorato, diciamo, l'intercetto. Bella per gli occhi. Sì, assolutamente sì. È stato sempre più spesso, si vede il movimento Kempa.
pugliese. Notarangelo, Lio De Santis, pugliese. Notarangelo cerca un varco, poi lascia la palla in maniera un po' troppo superficiale con Visintin, che poi sulla testa di Pavani ritrova. Sarà bello questo scontro fra due giocatori comunque estremamente corretti, quali appunto Visintin e De Santis. E intanto dall'altra parte, e i due si sono, hanno fatto appunto un confronto da una parte e dall'altra, stessa maniera. Poi bravo anche De Santis a metterla dentro. Giocatore... è rivedibile la difesa del sì, Trieste, ovviamente la difesa del Trieste che ancora non si era probabilmente piazzata, assolutamente una, un'autostrada. E ora viene avanti con chiama lo schema 2 sinistra, il terzino Dusan Fidel, Popovic, Rovatin, bravissimo Bargelli a togliere la palla a Di Nardo, e pugliese se ne può andare da solo, anche qui quattro passi diciamo così, però poi c'è il 13-12, almeno così sembrava, forse ci siamo sbagliati, però sembrava quasi avesse messo a terra sì. In contropiede il quarto passo, e poi ecco. Qua si inventano una sospensione temporanea, esatto, io davvero posso provare con tutti i tentativi e ragionamenti del mondo a comprendere come la mente umana di un arbitro in questi casi possa dare quasi un contentino, perché è stato annullato, cioè non è stato dato un gol che era validissimo, assolutamente là, valido, devi vedere dove finisce il pallone, due minuti che assolutamente non c'era, cioè nel senso che non possono esserci questo tipo di compensazioni, ma questo è in tutti gli sport, assolutamente si tende a fare 1 meno 1 uguale 0, invece 1 più 1 fa 2, sono due errori, non è che assolutamente, ti togli l'errore di prima. Assolutamente non me ne voglia la categoria arbitrale, la palla a mano, ma lo si vede in tutti gli sport, cioè insomma questo tentativo di compensare che crea due volte il danno, cioè al posto di limitarlo a una volta sola. Tutto rischia il due minuti per simulazione. Appunto. Sarò molto onesto, era esattamente sotto di noi. Sì. Ho visto evidentemente la mano al petto, però lui continua a toccarsi il viso. Io direi che probabilmente. In questo caso non ci fossero gli estremi per i due minuti, che fortunatamente non arrivano. Ma sappiamo che questo Mario Mustapiz è un calciofilo, guarda molto calcio. Quindi. Sì, è una simulazione, simulazione calcistica, però vabbè. Raramente si vede nella palla a mano una situazione del genere. Ecco perché dicevo, intanto dall'altra parte il Trieste che prova nuovamente ad attaccare, bello questo cambio completamente dall'altra parte verso la sinistra, ancora fa il girare il pallone con Popovic, è bella parata di Pavani, bravo anche in questo caso Popovic ad entrare con un bel movimento e a superare l'avversario, bello scontro con Pavani che però è riuscito muovendo il fianco a opporsi al giocatore del Trieste. Sì, col piede proprio, era abbastanza sbilanciato, c'è da dire. Sì, sì, sì. Torna Knežević, Enrico pure in campo. Varia molto le carte, Ciccio ancora, trovando ovviamente Pugliese, va tutto da solo, c'è la parata del... Enrico recupera palla intanto. La parata di Zoppetti che è entrato al posto di Modrusan nella, tra i pali della formazione alabardata. Pugliese, Notarangelo. Pugliese forza un po', doppio appoggio alla conclusione, trovando la deviazione del muro che smorza il tiro. Facile per Zoppetti. Quindi da tentativo di più due per la Junior, che è inferiore numerica, c'è da dire. Quando mancano due minuti al termine del primo tempo. C'è ora il Trieste che è alla ricerca del nuovo pari, Trieste che sta avanti per gran parte di questa prima fazione, c'erano anche passi nella circostanza, sì, anche in questo caso questi passettini tra i Dogovic ancora, e poi riesce a servire bene Di Nardo e c'è il 13 pari. Sì, a questo skip alto potremmo dire che però deve essere contato come passi, cioè nel senso non si può non considerare, però staremo a vedere. C'è il pareggio dunque del Trieste che torna sul che si porta sul 13 pari, torna dunque parità. Adesso esce Bargelli,
che scambia posizione con De Santis, storna in posizione di pivot e qui intercettata la palla subito dall'altra parte, il contropiede del Trieste, il tiro e la rete del 14-13. In questo caso era stato ancora Nikola Popovic a mettere dentro, un buon recupero tra l'altro in fase difensiva da parte di Alex Pernic. Sì, anche se non era stato proprio dei migliori, anche se il passaggio non era stato ovviamente un po' col braccetto delizioso. Ora torna Giolini nei set titolari di attacco con Notarangelo sposto da terzino destro al posto di Pugliese. Leo De Santis trova un varco e trova anche la grande parata di Zoppetti che ci mette la mano e ora... Sì, non ho compreso bene il movimento del volto di Zoppetti, che secondo me un po' ha avuto un grande riflesso sicuramente. Non aveva mosso il braccio per prenderla in quel modo, secondo me, se l'ha un po' anche ritrovato. Sì, distinto, ha alzato il braccio. Ha alzato il braccio e è riuscito a prenderla. E anche questo che devono fare i portieri. Ora 10 secondi dal termine del primo tempo, il Trieste ha l'occasione per tornare sul più 2. C'è anche il passivo segnato dai due arbitri. E c'è Pavani che neutralizza. Sì, ovviamente tiro non irresistibile, sotto passivo con il cronometro che va avanti e si appropinqua al trentesimo. Parata facile per Pavani, però e dunque, ora dovrà rispondere al tiro franco, sì, di Dusan Fidel. Sì, Fidel, un ottimo primo terzo di primo tempo, cioè i primi 10 minuti, per dirla matematicamente. Adesso staremo a vedere se si confermerà questo tentativo morbido, sì, senza alle foglie morte. Sì, sì, le tre dita di Fidel. Abbastanza onesto questo tiro, ma nulla da dire. Dunque, fine primo tempo. Sì. Un gol di vantaggio per il Trieste, staremo a vedere questo. Un vantaggio tempo minimo meritato, perché alla fine sì, Trieste ha guidato per più tempo l'incontro. Un'altra ottima prima parte, poi è venuta fuori la Junior. È 14-13, ci vediamo fra 10 minuti. Giusta rinfrescata per i giocatori, ma anche per gli arbitri, che evidentemente hanno bisogno di fermarsi un attimo. I ritmi concitati hanno inevitabilmente causato degli errori umani più che comprensibili. A dopo.
è ripreso da un minuto il secondo tempo. Abbiamo provato in questi momenti a risolvere i problemi di streaming che sono indipendenti dalla nostra volontà. E nel minuto iniziale la Junior ha ribaltato il punteggio con Notarangelo e Messina, che hanno portato sul 15-14 la Junior. Junior che è in inferiorità numerica per una esclusione temporanea combinata a Paolo De Santis. Sì. Però ora Pavani ha parato il tentativo da parte del Trieste di riportarsi in immediata parità. Intanto adesso Junior Fasano dall'altra parte con l'attacco adesso di Bargelli. Pugliese, Knežević che è rientrato in posizione centrale, ancora Notarangelo a girare per Knežević, la palla è fuori però dalla portata della mano del giocatore con la mano numero 24 che riceve il pallone adesso sotto passivo, ancora Pugliese prova ad entrare ma sotto passivo ormai è troppo tardi, riesce a guadagnare comunque un buon fallo che però non consente al passivo di vanificarsi. Intanto ancora Pugliese questa volta, è qui un passivo infinito. È grandissimo Pignatelli in questo momento, una gran palla che porta sul 16-14 la Junior Fasano. Bravo Pignatelli, la freddezza nonostante fosse appunto sotto passivo. E intanto dall'altra parte subito 16-15 capovolgimento di fronte, esulta anche Mustapiz. Con il Trieste sempre sotto di un gol. E adesso Notarangelo in posizione centrale, scambiatosi con Knežević. Pugliese, sempre Notarangelo, ancora Knežević. Knežević per Notarangelo che prova ad entrare. E qui seconda volta che sì. No, io non voglio essere troppo cattivo stasera Antonio, perché poi ci tirano le orecchie e dicono che siamo cattivi, però in realtà stiamo soltanto analizzando ciò che sì, sta accadendo in campo. Intanto ancora Notarangelo, questa volta si gira, Pugliese fa girare ancora il pallone, no, il tiro deviato e il gol, 17-15. Buono l'approccio in questo secondo tempo della Junior. Sì, ha decisamente preso la partita in mano. Se nel primo tempo era in possesso. Intanto qui dall'altra parte, clamoroso errore 7 no, metri. No. Cioè ha tirato senza nessun senza nessun ostacolo da parte del giocatore. No, addirittura i due minuti. C'è il rosso per Paolo De Santis. Qui c'è un tasso alcolemico esagerato da parte degli arbitri. Intanto abbiamo avuto una piccola interruzione dovuta ai soliti e consueti problemi tecnici. Intanto il giocatore del Trieste è ancora a terra, probabilmente per un colpo al costato in caduta, perché non si spiega altrimenti. Sì, infatti si tiene appunto la mano sull'addome. Il problema sarà stato sicuramente in caduta. Fidel. Assolutamente incomprensibile la decisione di escludere Paolo De Santis. E intanto si riprenderà quindi con un tiro dai 7 metri che potrebbe portare adesso il Trieste nuovamente a un gol di differenza. E dai 7 metri in questo caso ci va proprio Alex Pernic. Vediamo Alex Pernic e la parata, e qui bravissimo, ci ride anche su Pavani che bacia addirittura Messina. E dunque Junior Fasano che nonostante l'incredibile esclusione di Paolo De Santis, adesso è uscito De Santis ma Antonio è entrato il pubblico della palestra Franco Zizzi sul 17-15.
gran parata da parte di Pavani, che ha sicuramente rianimato la propria squadra, che adesso deve però metterla dentro con Knežević. La bomba dall'altra parte, ancora il contropiede, bravissimo Bargelli che si stira a terra, si stende e recupera con il braccio allungabile alla Michael Jordan questa palla. Intanto ancora viene fischiato nuovamente un'interruzione, si riprenderà dall'altezza della metà campo. E intanto sentite come il pubblico della Junior Fasano continua ad incitare i propri giocatori in un momento difficile, non per la prestazione avversaria quanto per un momento di confusione da parte della coppia arbitrale. E intanto ancora nuovamente palla per la Junior Fasano con Notarangelo, ancora Pugliese, fa girare bene il pallone Bargelli, adesso Knežević, Notarangelo, Knežević, ancora Notarangelo, si prova a entrare. Buona difesa da parte della squadra triestina, maglie molto serrate, tra l'altro avevano tenuto molto bene il tempo dell'azione della Junior Fasano, ben coordinata la difesa in questa azione. Intanto ancora Notarangelo, prova il tiro che finisce però fuori, e qui c'è un contatto più che comprensibile, quindi sarà nuovamente palla per la Junior Fasano. Tuttavia c'è stata la rimessa. Vediamo, sì, infatti era sì. Quindi è rimessa, non è stato fischiato il fallo, ma il contatto successivamente al tiro di Notarangelo. E diciamo appunto che nelle ultime due azioni, però, al di là della buona prestazione della Junior, una buona difesa da parte del Trieste, Antonio, sì, che sta seguendo proprio fisicamente gli attacchi della Junior. E intanto ancora Pulisic che fa girare palla dall'altra parte per Notarangelo, ancora Knežević, si alza il tiro, la deviazione impedisce al giovane Niccolò Zoppetti di prendere questo pallone, un po' sfortunato il numero 16 del, sì, Trieste. Palla però che finisce dentro per il 18-15 per la Junior Fasano, massimo vantaggio Junior, sì, più 3. Beh, nonostante... io suppongo, perdonami Antonio, intanto dall'altra parte ancora Nicola Popovic, il tiro, la parata di Pavani. Dicevo, un po' un peccato perché questo momento di confusione da parte degli arbitri ha congenerato una forza inaudita da parte della Junior, ma anche un momento di confusione da parte del Trieste, che sente quasi un terzo incomodo, no, in questa sfida. Sì, sì. È peccato perché il Trieste fino a questo momento ha dato dimostrazione di essere una buona squadra, sicuramente due squadre che si stanno giocando una partita molto equilibrata. Intanto ancora Bargelli fa girare il pallone per Pugliese, bene ancora per Notarangelo che prova ad alzare l'asta. Intanto in questo momento palla per Pignatelli che punta l'avversario, poi ancora Knežević, fa girare per Notarangelo con Pugliese adesso che tiene il pallone, deviato, ma che errore in questo momento da parte di... Dai, non so se ci sentire perché ogni tanto abbiamo la percezione di essere offline, comunque eravamo rimasti all'errore di Pernic che non è riuscito a recuperare il pallone. Adesso ancora Notarangelo per Knežević che prova ad entrare, Notarangelo che recupera un gran pallone, il tiro, 7 metri e 2 minuti per Pernic che ha commesso un fallo, ma direi giusto in questo caso, segnalazione, sì, abbastanza normale, giusti 7 metri, e ne è consapevole comunque anche Alex Pernic del fallo, esce senza fare troppe storie. Una partita che fortunatamente per il giocatore in campo e per la sportività dimostrata non si sta assolutamente incattivendo. E intanto adesso è Marco Pignatelli contro nuovamente Diego Modrusan che è rientrato, e Pignatelli non sbaglia, dunque portando la Junior sul più 4. Ahem.
mischia un po' le carte ora coach Carpanese. Beh sì, chiaramente in questo momento giunti al vantaggio di più 4 e non vedo però la stessa carica agonistica che ho visto nella Junior quando era sul meno 4 da parte del Trieste, quindi è chiaro che bisogna un po' cambiare qualcosa. Qui intanto il tiro che finisce fuori da parte di Radojkovic, che torna fuori a sua volta, intanto ancora Angiolini, c'era stato qui un tentativo di Fidel di recuperare palla, poi Pugliese il tiro e ci si mette Modrušan con tutta la sua stazza a interrompere questo tiro diretto in rete da parte di Bargelli, che si rialza però dolorante al dito che ha già fasciato, e in realtà è l'indice della mano destra. E intanto ancora Knežević, Notarangelo, Knežević, Notarangelo ancora, il passivo, Modrušan. Qui Modrušan non ha davvero battuto ciglio in questa parata, ben piazzato, ha visto la palla, si è mosso con il busto, ha alzato le mani ed è riuscito a respingere il pallone. Sì, peccato per la circostanza precedente, grande interno di Modrušan su Bargelli, poteva essere più 5 Junior. Sì, sì, insomma Modrušan ha avuto necessità chiaramente di stare un po' fuori, ma sappiamo il calibro e sappiamo che portiere è Diego Modrušan. Intanto ancora adesso Trieste dall'altra parte, ricordiamo Sandrin. Il risultato è di più 4 per la Junior Fasano, qui al limite. Oltre. E dunque Junior Fasano adesso che potrà avere beneficiare tra le mani della palla del più 4 con Pugliese che rallenta per permettere nuovamente a Knežević di rientrare in campo e di mettersi dunque nella sua posizione di centrale. Ancora Notarangelo e Knežević dialogano i tre, perché adesso c'è anche Pugliese in attesa sempre di impiantare su uno schema. Ancora Knežević, vorrà fare tutto da solo, gran bella palla per Enrico che entra e mette dentro il pallone. Qui intanto il fallo su Pernic, che ha qualcosa da ridire all'arbitro a sua volta. La coppia arbitrale oggi potremmo dire un po' in confusione. Sì, tra l'altro avevi detto prima all'interno, speriamo che prendano anche loro un po' di fiato, evidentemente hanno corso. Sì. Beh, chiaro che così come per i giocatori in campo capita anche per un arbitro la giornata no sotto mille profili, che possono essere quello psicologico, quello fisico, insomma. Dunque proveremo a comprendere questa giornata no da parte della coppia arbitrale Marcello Carrino e Stefano Pellegrino. E intanto viene chiamato un time out sul 20-15 all'undicesimo. Antonio, delle due squadre c'è poco da raccontare, non abbiamo ancora compreso l'esclusione di Paolo De Santis, ma magari, allora, magari il rosso e il blu ci possono stare per le proteste successive. Sì, ecco, vorremmo capire, sì. È un po' esagerato, bisognerebbe essere lì per capire cosa poi De Santis ha detto all'arbitro, però assolutamente non c'era la segnalazione nel momento del tiro, come effettivamente altri errori che sono stati fischiati probabilmente andavano un attimo rivisti. Però potremmo dire che tutto sommato la partita sta rimanendo abbastanza tranquilla. Adesso le squadre hanno qualcosa da ridirsi, ma sicuramente il Trieste dal canto di Andrea Carpanese avrà modo di reimpostare questo secondo tempo che è iniziato, Antonio, in maniera disastrosa. Sì, sì, assolutamente sì, è rimasta agli spogliatoi la formazione ospite, ricordando che il primo tempo si era chiusa sul 14-13 a loro favore. Il parziale è di 7-1 in questi primi 11 minuti della ripresa a favore della Junior Fasano, un break pesantissimo. C'è da dire che a maggior ragione che la partita è tranquilla, è strano questo andare in pallone da parte degli arbitri, perché è comprensibile qualora c'è una maschia, sì, molto accesa con diciamo dispetti reciproci tra le due compagini, ma quando le due squadre alla fine stanno giocando nei canoni della massima sportività,
per quanto ovviamente la palla a mano, certo, essendo uno sport fisico, permette. Assolutamente sì. Comunque questa... non vogliamo dare addosso agli arbitri e speriamo che in questa, questi ultimi 20 minuti, quest'ultimo terzo di gara, possano realmente dimostrare il loro indiscusso valore e la loro preparazione, essendo comunque due arbitri non da poco e ben preparati. E intanto ancora Trieste adesso che dovrà giocarsi la palla del meno 4, altrimenti la Junior sarà in alto mare. Ma c'è, signore e signori, c'è un numero 14 nato a Fasano che ormai non ci stanchiamo più di vedere all'altezza di queste prestazioni, ed è Flavio Messina. Ci scuserà Angiolini se poi è andato in rete, ma il recupero di Flavio Messina, sì, ci ha ancora una volta tolto le parole. Assolutamente sì, Sandrin non è entrato proprio al meglio in partita, questo passaggio alle mani di Flavio Messina che si è interposto tra lui e Fidel e poi ha lanciato Angiolini dall'altra parte. Ora ampio spazio per Mustapić. Intanto torna al gol anche il Trieste con questo tiro di Mustapić da posizione di ala destra. Antonio, sicuramente Carpanese dovrà rivedere un po' di cose perché il Trieste ha completamente perso la partita, cioè nel senso è completamente fuori, non c'è, sì, più in campo proprio. Guarda, dopo l'espulsione di Paolo De Santis, se avesse dovuto scommettere chi delle due squadre avrebbe dovuto, diciamo, perdere un po' la concentrazione, avrei scommesso più sulla Junior, no? Rimasta, beh, certo, con senso, certo, un uomo importante in difesa, considerando che già manca Gerko Bearvic. Invece paradossalmente sul Trieste a non approfittare di questa situazione. Bella palla quintata di Pugliese che però, ah no, era fuori Pignatelli, sì. Tra l'altro la cosa che continuo a non vedere nel Trieste in questo secondo tempo, intanto dall'altra parte vediamo appunto la progressione, viene fermato Radojkovic. Dicevo, non riesco a vedere il mordente, ci sono giocatori quasi, sai, rassegnati. Invece nel primo tempo li vedevi in partita, in palla. Secondo tempo li ho visti completamente abbandonati. Ecco, su questo Carpanese dovrebbe un attimino rivedere qualcosa. Sì, sembra quasi essere crollata fisicamente, oltre che di testa. Sandrin, sì. Una difesa in area, anche questa volta opinabile quella chiamata. Sì, diciamo che ecco, magari dal nostro punto di vista rispetto a quello degli arbitri potremmo avere un po' di difficoltà, però insomma staremo a vedere. Ecco, sono decisioni che per la loro dimensione, trattandosi di sottigliezze, fosse stata un'altra partita magari con tirata punto a punto avrebbero avuto un'incidenza maggiore. Su questa partita con il più 5 in questo confronto rinnovato Mustapić Pavani è chiaro che hanno un valore, potremmo dire, inferiore. Intanto tiro dai 7 metri, ancora Pavani che prova a intercettare il pallone, ma Mustapić la mette dentro. Mario Mustapić, giocatore croato, che porta dunque al meno 4 la squadra biancorossa. Tra l'altro nota di colore, Mustapić che è giunto alla corte di mister Carpanese grazie a una quasi raccolta fondi di un'associazione a supporto del tifo della, sì, formazione biancorossa, quindi un regalo anche in occasione dei 50 anni di attività per aiutare il Trieste a salvarsi, certo, che, essendo anche la classifica non propriamente positiva, data anche la risalita dell'Eppan, sì, in campionato. Sarà un finale di campionato interessante. Intanto qui Notarangelo mette dentro dunque il 22-17. Diciamo, sarà un finale di campionato interessante agli antipodi, quindi da entrambe le parti non sarà, cioè non c'è alcun verdetto scritto. Intanto ancora in questo caso Radojkovic, Jan Radojkovic mette dentro, fa un buon movimento peraltro il pallone del 22-18, quindi intanto l'arbitro, sì, nello, ferma il nello tempo. Spazio quello peggiore per un portiere, esattamente a un millimetro dalla testa, sì, di o alzi la fronte, decidi di prenderla volontariamente in faccia oppure da rischiare un trauma cranico se tira a Zerico Bear, che c'è, sono, sì, nel caso. Dunque intanto il gioco è fermo per la sostituzione del pallone. L'arbitro quindi che richiama, si confronta con il suo collega per far riprendere il gioco quando siamo dunque alla metà del secondo tempo, ultimo quarto di gara.
che vede, ricordiamo, la Junior in vantaggio per 22-18, una partita che potremmo dire interessante, ma che giunti al quindicesimo probabilmente mai avremmo potuto immaginare, con la Junior in vantaggio di 4 reti così in scioltezza. Quintato Knezevic, il tiro che finisce fuori, subito Modrusan fa ripartire la squadra, bello questo lancio in contropiede, però peccato per Mustapiz che non riesce a raggiungerla. Una buona visione di gioco dimostrata in fase di proposizione, però era stato credo Fidel, sì, a lanciare il compagno. Sì, in realtà sembrava esserci Mustapiz sulla palla, sì, poi però ha mancato di tempismo proprio nel bloccare la, insomma, questo crowdfunding non è andato benissimo. Vabbè, anche da dire, è veramente appena arrivato, avrà tempo di mostrare il suo assolutamente valore. Assolutamente sì, assolutamente sì. E intanto adesso ancora Junior Fasano con Angiolini, sempre Marco Knezevic che serve Bargelli, buona in questo caso, molto buona la difesa da parte di Massimiliano Di Nardo che non ha permesso a Bargelli di girarsi, comunque i due dotati di un'enorme mole fisica. È intanto questa bella palla e bravo Modrusan che un po' se la ritrova sul piede, però potremmo dire. Sì, sul piede d'appoggio, era l'ultimo lembo di Terry. Sì, sì, di corporale potremmo dire, da parte di Modrusan. Era stata bellissima la giocata di Angiolini. Sì, molto bravo in quel caso, ne ha fatti fuori due. Qui è stato chiamato lo sfondo e potrà ripartire il Trieste. Ancora con Fidel, lancio lungo in posizione di ala per Radojković e la parata di Pavani. E qui Radojković qualcosa da recriminare a, era riuscito ad arrivare a un buon angolo di tiro, bravo Pavani in questo caso. Sì, gli ha lasciato quello spazio e poi gliel'ha chiuso prontamente. Sì, sì. Parlata quasi di esperienza quella di Pavani. Sì, potremmo dire sì, stavo giusto pensando che Pavani beneficerà moltissimo di questa intera stagione titolare, speriamo anche nella prossima. E speriamo che insomma il progetto Junior continui ad essere un progetto basato sui giovani. Gran palla qui di Bargelli che quasi senza guardare è il palo. Anche qui una decisione opinabile perché alla fine Pignatelli aveva tirato. Di Pignatelli è un regalo questo settembre, un regalo alla Junior Fasano, ma potremmo dire che non c'erano gli estremi per questo tiro da 7 metri. Sì, anche per onestà intellettuale diciamo, noi non sottolineiamo assolutamente che gli arbitri vanno contro qualcuno, ma è semplicemente insomma, qui tanto il gol di Pignatelli. Io penso che tutti quelli che ci stanno in questo momento ascoltando anche da Trieste non potranno negare che il nostro giudizio in ogni momento e anche nei confronti della prestazione arbitrale sia stato assolutamente super partes, e lo è anche in questo caso. Assolutamente non era una decisione evidente tanto quanto l'ha fatta sembrare l'arbitro. E intanto ancora Trieste in questo momento che si riporta subito al quinto posto. Radojković segna. Intanto c'era il fallo comunque da sulla... Cercheremo magari di limitarci alla dimensione, potremmo dire, solo tecnica e sportiva dei giocatori in campo da questo momento in poi. Intanto qui intanto lo sfondo giusto, potremmo dire decisione giusta su questo sfondo che c'era ed era abbastanza evidente. Grossolano intanto qui ancora Visintina allo spazio sul palleggio, buona la parata di Pavani, recupera palla Fidel. Anche qui c'era fallo sul sì, su Visintina al tiro. E intanto nuovamente vediamo che proprio sotto la nostra postazione ci si sta lamentando notevolmente dell'arbitraggio dalla panchina triestina. Tant'è che con la consueta e rinomata educazione, insomma, di Andrea Carpanese si giunge a un confronto che è sempre però nei limiti della civiltà, tant'è che l'arbitro non è costretto quindi a alcune sanzioni o segnalazioni sul proprio taccuino. Si riprenderà dunque al 18esimo e 22 secondi sul risultato di 23-19. Fidel Radojković adesso prova il tiro,
gran bel missile di Radojkovic col braccio basso. Intanto rimessa veloce da parte della Junior, si schiera subito la difesa del Trieste, subito Pugliese adesso prova a far girare il pallone per Angiolini che rallenta il gioco, poi lo rialza subito, rialza il ritmo della partita in un attimo, fermato bene però dalla difesa del Trieste che, come detto, in questa seconda frazione ha avuto dei momenti di totale blackout, invece dei momenti in cui è sembrata abbastanza credibile. E intanto Knezevic, Pugliese, Angiolini, ancora lui, fa girare palla, sembra per Pugliese, invece serve Bargelli. Qui intanto gli arbitri che richiamano Bargelli al gioco e non alla polemica. Intanto recupera palla Fidel, il lancio lungo questa volta, ancora dall'altra parte, la parata di Pavani, la parata di Pavani su Rovatin. Gran parata di Pavani, però Rovatin qui avrebbe potuto immaginarla in mille modi diversi questa conclusione. E intanto anche la palestra Franco Zizzi vuole rientrare in campo. Ancora Trieste in questo momento, qui è qui al limite, però bravo a rialzare le mani Notarangelo. Dall'altra parte prova ad entrare proprio Rovatin, provato dall'esperienza del contropiede di prima, nuovamente Junior. Trieste che si è portato sul meno 3 intanto. Bella questa palla per nessuno, però Angiolini ingannato quanto noi che non guardavamo quella zona di campo. Boh, non abbiamo capito, diciamo. No, effettivamente sembrava un movimento naturale, ma e qui recupera ancora Fidel che finta il servizio. Nulla. Questo è pazzo. Nulla, nulla, nulla. 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 Nulla in questo momento. Nulla in questo momento. E in questo momento però viene anche ammonito qualcuno nella panchina del Trieste. Si lamentavano dalla panchina del Trieste, però sono sotto di noi, quindi ancora una volta con educazione. Ci sembra comunque il caso che qualcuno abbia da ridire da parte della panchina e che possa farlo, fa parte del regolamento, però viene ammonito. E adesso si invita a riprendere il gioco con Pugliese per Angiolini. Un po' di confusione con Knezevic che adesso viene marcato a uomo da Giacomo Rovatin, autore di un contropiede prima parato da Pavani, con un grande movimento da parte del portiere della formazione pugliese. Intanto Angiolini il tiro, bravo qui Modruzan ad allargare il corpo con gambe e braccia e a recuperare il pallone. Qui intanto dovrebbe essere chiamato il passivo, però no, per il regolamento nuovo no, in realtà. Intanto ancora Trieste, penso che siano ancora indietro di 3-4 regolamenti qui, sì. Vediamo adesso Fidel, fa girare il pallone Visentin, Rovatin, ancora Fidel, prova nell'uno contro uno, adesso Rovatin prova ad entrare, è sfortunato ancora una volta il numero 5 con la maglia biancorossa, con la traversa era riuscito ad entrare non mettendo molta forza, ma saranno i 7 metri adesso sul 23-20 che decreteranno se la partita sarà ufficialmente riaperta a 8 minuti alla fine oppure continuerà su questo score di 23-20, permettendo quindi alla Junior poi di portarsi ipoteticamente sempre su un altro gol di vantaggio. Incaricato dai 7 metri da parte di Andrea Carpanese è proprio Mario Mustapiz, il nuovo arrivato. Ci raccontava la storia Antonio Latarta, la prima, giocatore chiamato, che ha sulle spalle la responsabilità di mantenere i nervi saldi fino a fine campionato per cercare di raggiungere la salvezza. Intanto proprio il numero 6 la mette lì, traversa. Nervi saldi sono saldi, però bisogna ogni tanto capire quando armarsi non solo di estro e fantasia ma anche di
estrema concretezza, Antonio. In questo momento della partita è veramente non ce n'era bisogno. Però chiamato quindi il time out da parte di Francesco Ancona, che come potremmo dire è salvato da questo errore di Mustapiz. Adesso ricorda ai suoi giocatori che la partita non è finita. Tra l'altro siamo sul 23-20 da diversi minuti, che il punteggio non si muove. Dall'altra parte anche il Trieste. Vediamo, si cerca di mostrare degli schemi per lo più in attacco. A quanto pare proprio Pernic il destinatario di queste idee che vengono mostrate appunto sulla lavagnetta magnetica. E invece la Junior Fasano dall'altra parte, che ha già ripreso posto in campo. Ben poco da dire di questa seconda fase, potremmo immaginare le parole di Francesco Ancona ai suoi giocatori. Ovviamente un buon secondo tempo. Dispiace onestamente per l'esclusione di Paolo De Santis, giocatore che ci mette sempre cuore infinito nelle sue prestazioni. Si riprende dunque a giocare, il risultato di 23-20 al 22esimo e 14 secondi. Knezevic che è marcato a uomo da Rovatin, ancora Knezevic dalla sua metà campo, fa girare Perangiolini, adesso Pignatelli prova una ipotetica girata e nel tentativo di smarcarsi di Knezevic, ancora Pugliese adesso fa, cerca il numero 77 Bargelli, Pugliese prova il tiro, respinto dalla difesa, Modrusan prova a ripartire con calma adesso lanciando, però c'era Pernic solo, non si è guardato alle spalle Pernic, perché avrebbe potuto girarsi e involarsi verso Pavani, ma così non è stato. Il giocatore con la maglia numero 9 del Trieste ha preferito temporeggiare e permettere ai suoi di schierarsi in posizione d'attacco coordinato. Intanto ancora dall'altra parte il pallone per Pernic da terra, quasi un tiro rasoterra trascinato. Sono 9 metri dunque, 7 metri dunque per il Trieste. Ci andrà il capitano Marco Visintin, giusta la segnalazione della coppia arbitrale circa questo tiro dai 7 metri, e staremo a vedere adesso se l'esperienza di Marco Visintin contro il giovane Giovanni Pavani riuscirà ad avere la meglio, oppure un Pavani che con quell'aria scanzonata è già riuscito a compiere delle gran belle parate quest'oggi. Sentiamo il fischio dell'arbitro. Visintin contro Pavani e Marco Visintin riporta dunque il Trieste al meno 2, con quel filo di voce che gli resta prova a incitare anche i suoi, ricordando che due reti e la pallamano sono nulla, a figurarsi a 7 minuti alla fine. Angiolini adesso prova ad entrare, e qui un errore di Modrusan che stava cercando di coordinare la propria difesa, guardava già dall'altra parte dove in realtà doveva finire il pallone, si è girato Angiolini e l'ha messa dentro, grave errore di disattenzione. E intanto qui viene fermato, bravo Pernic, qui molto bravo il numero 9, è riuscito a farsi strada fra due giocatori, a metterla dentro, 24-22, e adesso il Trieste torna a suonare la carica. Bravo Pernic in questo caso, davvero una bella giocata dal punto di vista fisico, aspetto nel quale sicuramente non pecca il giocatore numero 9 del Trieste. E intanto ancora Angiolini viene fermato con un fallo. Visintin dà un'occhiata al cronometro, sono 5 minuti e mezzo e due reti di distanza fra le due squadre. Angiolini prova ad entrare, cerca Notarangelo, viene fermato con un fallo, giusto. Peccato però che Angiolini non abbia
Ah no, ecco, i due si confrontano subito dopo. Bravo Angiolini a dare un colpetto all'avversario, il quale appunto l'aveva, si tratta appunto di Massimiliano Di Nardo, che l'aveva invitato a rialzarsi porgendogli la mano. Bella sportività sicuramente da parte di entrambe le squadre. Partita mai cattiva, mai, dall'inizio alla fine. Due squadre che si sono scontrate apertamente, mettendo in campo le rispettive qualità e mai incattivendo la partita. Intanto Notarangelo qui prova ad entrare, Modruzan, e in questo caso noi non sappiamo, non vorremmo commentare questa decisione arbitrale, questi 7 metri, diciamo che essendo commentatori e non addetti ai lavori o gente che si allena quotidianamente, potremmo non capirli per incompetenza nostra. Dunque all'arbitro la decisione di assegnare questi 7 metri, che intanto realizzati da Pignatelli hanno portato la Junior Fasano sul 25-22. Ancora Fidel Radojkovic, bravo qui Pugliese a recuperare palla, bello l'intervento ancora Flavio Messina, che si gira con l'ultimo sforzo cadendo, e ancora 7 metri e 2 minuti addirittura. Esce anche Modruzan adesso, esce anche Modruzan, lascia dunque il posto a Zoppetti. Tra l'altro per un vaffa prima Paolo De Santis è stato espulso, questa volta invece no. Ci giunge quindi la conferma dai nostri bordocampisti, per cui è stato appunto espulso per un vaffa, del resto potremmo dire opinabile, comprensibile chiaramente, ma opinabile. E intanto 25-22, mancano 4 minuti e 13 secondi alla fine di questa partita. Ancora Marco Pignatelli dai 7 metri, i secondi consecutivi per la Junior Fasano nel numero 16 del Trieste, la responsabilità di mantenere aperta una partita che diversamente, e la traversa che salva il Trieste in questo caso, il contropiede dall'altra parte subito, c'era ancora però la difesa schierata di Bargelli, la palla ancora per Pernici, il tiro e le gol, 25-23, 4 minuti, tanta calma e tempo da parte di entrambe le squadre. La Junior deve ragionare e deve mantenere questo vantaggio, il Trieste adesso deve ragionare, non deve farsi prendere dagli avvenimenti e deve pianificare un attacco per riuscire a riportarsi su un meno uno che riaprirebbe i giochi nel momento in cui si ritornerebbe a giocare con tutti gli effettivi. Intanto è qui Fidel, ci mette un po' di cattiveria, ma entra Pugliese e mette dentro, 26-23. Ancora Trieste con Fidel, provati dall'altra parte, un po' dolorante nel momento in cui effettua il passaggio, forse un po' di problemi al tendine. Chiamato intanto il time out da parte della panchina triestina, ci sarà molto da dire, manca pochissimo, ma i gol di distacco non sono così tanti e la partita è gestibile da parte del Trieste adesso, che deve organizzare gli attacchi, gli ultimi, quelli che sono rimasti, per cercare di prendere una partita che ha per lo più tenuto sempre in mano, come del resto anche la Junior, una partita che è stata davvero aperta fra le due squadre, la Junior che ha dominato potremmo dire il livello di punteggio il secondo tempo, il Trieste il primo, partita equilibrata, partita giusta, bella partita, un po' di confusione dal punto di vista delle decisioni degli arbitri, però si giunge al termine e fra 12 secondi entreremo negli ultimi 3 minuti di gara che vedono affrontarsi Junior Fasano sul punteggio di 26 e Trieste sul punteggio di 23. Ricordiamo il Trieste con un giocatore in meno per l'esclusione per 2 minuti che abbiamo visto prima. Rovatin per Visintin, ancora Rovatin per Fidel che ha cambiato, ancora Fidel
Visintina a cercare il pallone, cerca di servire il giocatore Pernic, ma nulla da fare, recuperato il pallone ancora la Junior Fasano. Qui Messina fa girare per Notarangelo, che mette dentro il 27-23, è più 4 a, 3 minuti, a meno di 3 minuti alla fine. Piuttosto elaborata, diciamo, questa azione di contropiede, mentre il Trieste penso abbia ammainato bandiera bianca. Sì, questi due errori è un peccato, è un peccato per la squadra. E guarda Antonio, ne parleremo praticamente fra 2 minuti e mezzo, ma il mio pensiero è che è un peccato quando una bella partita aperta in cui le due squadre si sono davvero scontrate in maniera genuina, sportiva, tecnicamente anche abbastanza in termini di prestazione ovviamente abbastanza interessante, e poi vedere il Trieste che getta la spugna per due discutibili decisioni arbitrali, ecco, un peccato insomma, perché è una partita che in quel caso sul meno 2 riaperta avrebbe avuto molto da dire anche in termini di spettacolo per gli ultimi minuti. E invece adesso la Junior sta dunque mantenendo questo risultato di più 4 a meno di 2 minuti alla fine. Sentiamo, inizia Filippo provenire dalla parte della panchina di Francesco Ancona, relativa ad Angiolini che eccolo qui, prova ad entrare, la parata di Zappotti, ma vengono fischiati i 7 metri. E intanto si lascia spazio anche ai giovanissimi, sta appunto entrando in campo il giovanissimo numero 34, che Antonio non abbiamo, vabbè, il numero 34 non abbiamo neanche qua a referto. Intanto un peccato perché ci sarebbe piaciuto nominarlo, immagino che i suoi genitori lo stiano guardando da Trieste per questo bel momento. E intanto sentite anche i tifosi della Junior Fasano che già festeggiano una vittoria scritta, 29-25 a 40 secondi dalla fine. Lenta anche l'azione di ripresa della Junior, che chiaramente sa di aver vinto questa partita e si rinforza, rincala la dose il pubblico della palestra Franco Zizzi, ma da questa prestazione possiamo leggere tanto per la Junior Fasano. Una bella partita, intanto ancora dall'altra parte il tiro e la rete di Valdemarin. 6 secondi, 5 e 4, e finisce qui 29-26 la partita tra Junior Fasano e Trieste. Antonio, vorremmo essere felici a raccontare di questa vittoria della Junior Fasano, lo siamo comunque per una bella partita disputata da entrambe le squadre. Come dicevo, peccato che il Trieste per qualche decisione discutibile si sia vista quasi alzare contro un muro non dovuto però dalla partita che stava giocando, perché ha giocato una bella partita sicuramente a viso aperto e impegnativa, tirata con la Junior Fasano. Meritavano di giocare solo i giocatori oggi, invece sì, forse è stata giocata con un allenatore per parte, un arbitro per parte, sarebbe stata sicuramente una partita ancora più bella. E io sinceramente non sono molto felice, perché come hai detto tu, per i 2 punti la Junior assolutamente soddisfatto, ma per il resto un'altra pagina da dimenticare per la pallamano italiana, perché così il movimento può solo decrescere, non certo migliorare e crescere. È vero, dunque dalla palestra Franco Zizzi di Fasano è tutto, ricordiamo 29-26, ringraziamo anche il coordinamento tecnico di Vito Musa qui con noi. È una partita già abbondantemente descritta in questi 60 minuti. Io vi saluto e ringrazio Antonio La Tartara per questa partita. E Vito Lamberti, grazie per avermi ascoltato.